Morabito, o chi per lui, sostiene che Olindo e Rosa sono innocenti e che la strage è legata alla droga e in particolar modo ad una partita di droga di 400.000 euro scomparsa. Cosa c'è davvero dietro la strage di Erba? Il 29 dicembre del 2008, più o meno un mese dopo che Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Como, uno dei loro avvocati, l'avvocato Luisa Bordeaux, riceve in ufficio una stranissima telefonata, di cui oggi, per la prima volta, vi riveliamo l'esistenza. Nel corso di questa telefonata, che fu registrata, un uomo con l'accento del sud sostiene che Olindo e Rosa siano innocenti e che il vero movente della strage sia una partita di droga del valore di centinaia di migliaia di euro scomparsa. Dunque, che dietro la strage ci sia il traffico di droga e la criminalità organizzata. Ascoltiamo le parole dell'avvocato Bordeaux. A dicembre del 2008 arriva una telefonata a casa dei miei genitori di questo tale Morabito che dice di voler dire delle cose importanti sul caso di Erba. Mia madre dice a lui di chiamare in studio, io in questo modo riesco a prendere la telefonata da studio e anche a registrarla. Morabito, o chi per lui, sostiene che Olindo e Rosa sono innocenti e che la strage è legata alla droga e in particolar modo ad una partita di droga di 400.000 euro scomparsa e che Azzuzza, che sarebbe uscito di lì a poco, sapeva e che altri sapevano. Dice che anche Rose e Olindo qualcosa sapevano, non si capisce se di quello che accadeva nella corte, dei traffici che c'erano o di altro. L'episodio è davvero inquietante, ma si aggiunge ad un altro fatto strano accaduto poco prima della sentenza di primo grado a Como. Questo fatto riguarda la visita di un misterioso uomo a Zaghouan, in Tunisia, a casa dei genitori di Azzouz Marzouk. Quest'uomo aveva detto al padre e alla madre di Azzouz che Olindo e Rosa erano innocenti. Poi quest'uomo era sparito nel nulla. A riferire l'episodio questa volta è la polizia penitenziaria di Vigevano, dove Azzuz Marzouk era detenuto, che mette nero su bianco questo misterioso episodio accaduto a Zaghouan e che aveva fatto nutrire dubbi ad Azzuz sulla reale colpevolezza di Olindo e Rosa. Poco prima di ritirarsi così in camera di consiglio, la corte chiamò sul banco dei testimoni Azzuz, che inspiegabilmente, rispetto a quello che aveva detto alla polizia penitenziaria di Vigevano sui suoi dubbi, disse di non avere alcun dubbio in realtà sulla colpevolezza di Olindo e Rosa. Il caso si chiuse così e soltanto poco prima della sentenza di Cassazione Azzuz tornerà a dire, ed allora per sempre, che Olindo e Rosa sono innocenti. Ma c'è un altro fatto stranissimo collegato a questa telefonata, ovvero nel 2008 nessuno sa che a Erba, sempre descritta come un'isola felice, ci sia la criminalità organizzata, ovvero in particolare l'andrangheta. Perché questo verrà fuori soltanto nel 2010 e a scoprirlo non è la Procura di Como e non sono i carabinieri di Erba, a scoprirlo è un'indagine, l'indagine Crimine Infinito, della Procura di Milano. E che cosa scopre la Procura di Milano? Scopre in effetti che a Erba c'era una locale di 'ndrangheta guidata da tale Pasquale Varca, molto forte nel traffico della droga e che aveva ramificazioni internazionali, in particolar modo con l'Olanda, con cui trattava enormi partite di droga. Non abbiamo utilizzato quella telefonata che ha ricevuto Luisa Bordeaux perché innanzitutto il contesto
non l'avrebbe consentito in quel determinato momento. E anche perché non erano ancora, diciamo, note le indagini che sono state poi successivamente effettuate sulla criminalità organizzata proprio ad Erba, dove nel processo Crimine Infinito è emerso che c'era proprio un locale di 'ndrangheta dedita a questo locale al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Quindi, diciamo, sono delle informazioni successive al 2010. L'indagine, infatti, è stata conclusa intorno al 2010, il Crimine Infinito, e quindi quella telefonata l'abbiamo tenuta fino ad oggi di fatto per noi, ecco. La conferma del traffico di droga enorme che avveniva ad Erba ad opera della criminalità organizzata arrivò successivamente da uno dei pentiti di 'ndrangheta considerati più attendibili oggi. In un interrogatorio del 22 febbraio del 2012, il pentito Francesco Oliverio, già capo della famiglia di Belvedere Spinello e in contatto diretto con Varca, raccontò infatti che la locale di Erba trattava fino a 300 kg di droga alla settimana con gli stranieri. Non solo, agli atti dell'inchiesta Crimine Infinito ci sono alcune intercettazioni nelle quali l''ndrangheta raccontava del loro rapporto che c'era con questi grossisti stranieri. In particolare si narra un episodio nel quale uno degli esponenti della locale di Erba si era appropriato, aveva fatto sparire 550 kg di droga e l''ndrangheta temeva ritorsioni da parte dei grossisti stranieri. Ci rendiamo conto che ci stiamo mettendo contro gente che questi qua non hanno scrupoli, che vengono, li prendono i piccolini e li fanno pezzi pezzi. Cioè, non dico che acchiappano a te, ma acchiappano a me il primo e poi ci si dice nel mirino c'è Tizio, Caio e Sempronio. Però non c'è solo questo. Come ricorderete, subito dopo l'arresto di Olindo Romano e Rosa Bazzi, Azzuz Marzouk divenne una sorta di star della televisione e dei giornali, sui giornali. Veniva spesso invitato in TV, frequentava locali alla moda e in particolar modo al suo fianco c'era sempre un uomo che ne sembrava quasi essere l'ombra. Si chiama Francesco Crivaro ed era il titolare anche di un locale a Erba che si chiama Coconut. Qual è il punto? Il punto è che Crivaro, quest'uomo che era diventato l'ombra di Azzuz fino all'arresto del tunisino, dall'inchiesta Crimine Infinito risulterà essere anche uno dei capi della locale di 'ndrangheta a Erba. E il Coconut, il suo locale, anche il locale dove si svolgevano i summit dell''ndrangheta. Crivaro Francesco dà la disponibilità del proprio locale Coconut per summit di 'Ndrangheta. Mette in contatto Varca con l'organizzazione di trafficanti albanesi. Collabora nell'attività di usura meglio indicata nei capi 67-68 e nella esportazione dei mezzi d'opera in Tunisia con Varca Pasquale. Sicché questo è il vero sfondo oscuro su Erba. Criminalità organizzata, lotta tra bande di stranieri e traffico internazionale di droga. Sede dell''ndrangheta a Erba nel 2008, all'epoca della sentenza di primo grado, a Como non si sa nulla, è però già nota l'inchiesta per traffico di droga che ha portato Azzuz Marzouk e diversi suoi familiari e amici in carcere. Sentiamo l'avvocato Schembri. Sapevamo tuttavia che all'epoca era stata effettuata un'indagine sempre per traffico di sostanze stupefacenti a carico dei parenti di Azzuz, poi che sfociò pure nell'arresto del gruppo dei parenti, dei fratelli di Azzuz.
anche un'indagine effettuata dalla Guardia di Finanza di Erba e che si è intersecata in un certo senso con la strage. Allorquando avvenne la strage l'11 dicembre del 2006, la casa di Via Diaz era di fatto monitorata dalla Guardia di Finanza, come così pure i telefoni cellulari dei parenti di Azzuz. Tra l'altro, risultò poi nell'ordinanza di custodia cautelare che attinse i parenti di Azzunz un anno dopo la strage, che in quella abitazione in via Diaz erano residenti due soggetti appartenenti a quel gruppo. E in particolare, recentemente ne abbiamo individuato uno dei due, tale Abdi Kais, l'abbiamo sentito a sommare informazioni e ha narrato che il traffico che veniva effettuato dal gruppo diciamo, avveniva quale base logistica veniva utilizzata proprio la casa della strage e le pertinenze della casa. In casa venivano custoditi i valori provenienti dal traffico e nelle pertinenze la sostanza stupefacente. E torniamo alla telefonata di rivendicazione del 2008 fatta all'avvocato Bordeaux, perché c'è un altro fatto stranissimo, ovvero Azzuz Marzouk, tra tutte le persone della sua famiglia e del suo entourage che erano state arrestate per traffico di droga, è la persona a cui vengono contestate meno cessioni, di gran lunga meno cessioni. E questo lo testimonia lo stesso Abdi Kais. Torniamo dall'avvocato Schembri. Abdi Kais ha anche detto che Azzuz con il traffico sapeva, ecco, con il traffico effettuato in quel periodo, cioè a cavallo della strage, sapeva ben poco, anche perché diciamo, qualche mese prima lui era detenuto presso la casa circondariale di Como. E quindi nulla, diciamo, o poco poteva sapere del traffico che in particolare veniva svolto dai parenti, in particolare dal fratello, dallo stesso Abdi Kais. Certo è che proprio anche in quel periodo noi, dalle dichiarazioni testimoniali dell'epoca, abbiamo potuto apprendere, quindi mettendo tutti insieme, che la stessa Raffaella nei giorni precedenti la strage aveva ricevuto delle minacce, telefonate a casa, venne inseguita da una macchina di grossa cilindrata e gli venne intimato di stare attenta. E anche la stessa Raffaella si era confidata, diciamo, aveva confidato di aver ricevuto queste minacce anche alla direttrice, del carcere della casa circondariale, insomma, di dove era detenuto Azzuz Marzouk. Insomma, era un contesto, quello dell'epoca, insomma, che coinvolgeva la casa della strage e coinvolgeva in particolare i fratelli di Azzuz, non del tutto tranquillizzante. Se a questo ad oggi aggiungiamo quello che si venne a sapere poi successivamente, cioè della criminalità organizzata, che ad Erba per un lungo periodo di tempo ha effettuato diciamo, un florido traffico di sostanze stupefacenti, certo, lo spaccato che ne esce fuori è davvero preoccupante, e ad oggi non è stato del tutto indagato. Ma sentite ora questo passaggio, il più importante, perché racconta un episodio accaduto pochi mesi prima della strage di Erba, a Merone, un assalto con l'arma bianca, con i coltelli, che solo per una casualità non si trasformò in un'altra strage, ovvero in ciò che sarebbe accaduto pochi mesi dopo a Erba. Sentiamo. Tra l'altro Abdi Kais racconta pure che nel momento della strage loro avevano una faida in corso con un gruppo rivale proprio per il traffico, per il territorio da una delle piazze di spaccio era appunto Piazza del Mercato adiacente a Via Diaz, per il territorio, ed anche lui era stato ferito.
così come era stato ferito con un'arma bianca il fratello di Azuz. Loro si erano determinati, in particolare Abdikais dice che si era determinato a gambizzare alcuni soggetti del gruppo rivale. Un altro, diciamo, episodio molto simile a quello avvenuto in Via Diaz successivamente, cioè della strage, era stato in parte sventato nelle case di Merone dove erano residenti altri del gruppo dei fratelli di Azuz. Il gruppo rivale aveva tentato con i coltelli di salire in casa, però in questo caso questo assalto venne sventato. Sulla strage di Erba non sono scomparse soltanto moltissime intercettazioni in date cruciali di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Non sono soltanto scomparse fondamentali intercettazioni in date cruciali del testimone Mario Frigerio. Ma per quello che riguarda le intercettazioni svolte dalla Guardia di Finanza sul gruppo di tunisini che gravitavano e nell'appartamento di Erba e a Merone, nessuno è mai riuscito ad entrare in possesso di quegli atti. Torniamo da Schembri. L'indagine che stava effettuando la Guardia di Finanza in ordine al traffico di sostanze stupefacenti del gruppo dei fratelli di Azuz, poi è sfociata in un processo, sono stati condannati i componenti del gruppo. Noi sappiamo, abbiamo avuto soltanto accesso all'ordinanza di custodia cautelare, dalla quale si evince che venne effettuata, diciamo, vennero effettuate innumerevoli intercettazioni. Abbiamo richiesto gli atti di quel procedimento ed in particolare delle intercettazioni perché insomma si sono intersecate con la strage di Erba e quindi sarebbe stato importante eventualmente leggerne il contenuto, apprezzarne il contenuto ed estendere il contenuto anche ai giudici del merito. Purtroppo le nostre richieste sono rimaste sempre inevase. Tra l'altro abbiamo anche appreso che qualche anno fa le medesime richieste sono state rivolte anche da Abdikais, che venne condannato proprio nell'ambito di quella inchiesta, subì il processo e venne condannato, e anche da altri imputati poi condannati, e a tutt'oggi nessuno di loro è riuscito a ottenere copia di quelle indagini, in particolare delle intercettazioni telefoniche che vennero effettuate. Ora, tra l'altro, diciamo, la Guardia di Finanza, come ho avuto modo già di sottolineare, si occupò anche per 15 giorni poi della strage di Erba. E lo stesso pubblico ministero titolare di quelle indagini era il pubblico ministero che poi si è occupato del processo in primo grado della strage di Erba. Sarebbe importante per quanto riguarda, sarebbe stato importante per la revisione anche andare a compulsare quel materiale lì, ad ascoltare le intercettazioni ambientali anche in virtù delle dichiarazioni che sono state rese recentemente da Abdikais, che come dicevo danno uno spaccato inquietante del traffico di sostanze stupefacenti, di ciò che avvenne poco prima della strage di Erba e della faida in corso tra due gruppi rivali che si contendevano il territorio e che effettuavano il traffico di sostanze stupefacenti, probabilmente anche per conto di gruppi terzi, gruppi probabilmente che
della criminalità organizzata che controllava il territorio di Erba, insomma. E allora le domande sono tre. La prima, perché nel dicembre del 2008, molto prima che venisse scoperta l'esistenza della criminalità organizzata a Erba, qualcuno telefonò all'avvocato Bordeaux tentando di deviare le indagini difensive su Azzuz Marzouk, che nulla o quasi nulla aveva a che fare con il traffico di droga messo in piedi dai suoi parenti? La seconda domanda, perché Francesco Crivaro, dopo l'arresto di Olindo Romano e Rosa Bazzi, prese sotto la sua ala protettiva Azzuz Marzouk? E la terza, per quale ragione le intercettazioni della Guardia di Finanza che monitoravano il gruppo di tunisini che frequentavano l'appartamento nella corte di via Diaz a Erba e quello di Merone continuano ad essere negati a tutti i protagonisti di questa storia, compresi gli stessi imputati di quel traffico di droga? Se volete sostenere la nostra inchiesta, iscrivetevi al canale YouTube di Fronte del Blog. Se invece volete approfondire l'argomento, è disponibile la versione aggiornata del Grande Abbaglio, sia in versione cartacea sia in versione ebook, disponibile su tutti gli store online. Noi torneremo prestissimo con nuovi episodi e nuovi fatti mai emersi nel corso dei processi ai coniugi Romano.